Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Elisa e vi do il benvenuto sul mio canale. Allora, oggi innanzitutto avrete notato l'ambientazione diversa perché, come avrete letto dal titolo, vorrei fare uno study with me barra prepariamo un esame insieme. Questo perché? Perché ho visto che tantissimi di voi mi hanno scritto, non pensavo veramente così tanti, riguardo alla mia facoltà universitaria, all'università in generale, quindi volevo portarvi nel concreto quanto c'è da studiare, come è da studiare e diciamo per il voto, per ambire al voto massimo, ok? Seconda cosa, vi chiedo scusa, se mi sentite così intappata, ma non sto molto bene, per niente. Però ci tenevo a fare questo video, oggi mi sento un pochino meglio, devo mettermi a studiare nuovamente, quindi ho colto un po' l'occasione. Terzo, non sono truccata perché non ne ho assolutamente voglia, uno. Due, io non studio mai truccata, mi dà fastidio, mi tocco gli occhi, mi appoggio così, quindi vedrete magari il mio musino non esattamente come al solito con molte occhiaie. E qualche imperfezione, però ecco, ci tenevo ad essere il più reale possibile e io truccata non ci studio, mi dà fastidio. Allora, prima cosa da fare, io ho due esami da preparare in questo lasso di tempo, o meglio, la cosa è un po' non è molto vera perché uno l'ho già in parte preparato, solo che poi ho iniziato a stare male, ho deciso di rimandarlo perché fare un esame quando uno non sta bene non è esattamente la cosa migliore, è come diciamo farlo andare non sicuramente male, però con una buona probabilità. Quindi, innanzitutto, mia agendina del 2021, iniziate ad usarla. Gli esami saranno questi giorni. Il primo, che è quello che appunto ho rimandato e che ho già preparato, è Letteratura Inglese 3 il 25 di gennaio. E il secondo invece, che sarà lungo da preparare ma ci si prova, è Storia del teatro inglese, che è il 5 di febbraio. Allora, oggi vi faccio vedere come preparo Letteratura Inglese 3, perché per Storia del teatro inglese devo ancora ordinare alcuni libri in biblioteca, proprio a livello di studio, perché ho deciso di darlo da non frequentante. Perché appunto non ho frequentato le lezioni, quindi adesso vado a prendere il marasma che non so se si vede dietro di me e vi faccio vedere nel concreto cosa e quanto c'è da studiare. Questo è il mio portalistini degli appunti. Questa volta le pagine, per chi mi segue su Instagram lo sa, non sono 295 come filologia slava, ma sono 77 e comunque sono un buon numero di pagine di appunti più tutto il corollario di libri, testi critici, eccetera. Poi arriva la parte importante. Arriva la parte importante che sono i libri. Allora, il mio computer lasciate stare, spero che facciamo così. Allora, partiamo con il portalistini. Allora, il portalistini abbiamo queste pagine qui che sono appunto 77 in tutto, sono queste fronte retro e riguardano tutti gli argomenti, tutti gli appunti che io ho preso in classe riguardo agli argomenti che abbiamo fatto con alcune integrazioni tipo delle biografie degli autori, piuttosto che ci sono dentro un paio di testi che abbiamo analizzato senza averli sulla Norton, che è il nostro libro di testo, quindi li ho cercati su internet, li ho stampati e li ho analizzati direttamente qui. Di fianco ho l'analisi che abbiamo fatto in classe perché era semplicemente più comodo per me. Uno di questi testi critici, ad esempio, è Politics in the English Language, George Orwell, questo qua, che dura una decina di pagine. Quindi niente, questo è per quanto riguarda gli appunti. Come li studio? Li studio in questo modo. Allora, di solito, ma perché è una mia cosa mentale, mi trovo meglio, scelgo un colore per ogni materia. Tipo, boh, mi andava di fare i titoli verdi questa volta, quindi mentre scrivevo al computer i titoli li mettevo in verde.
Di conseguenza vado ad evidenziare con diversi colori verdi. Allora, quelli che ho usato questa volta sono stati i due pastello della Stabilo. Poi ho usato invece gli altri due colori normali della Stabilo, quindi questo e questo soltanto con le biografie perché non mi piaceva. Molto semplice, però mi dà un certo ordine perché so che questo l'ho usato per i concetti di storia generali, questo per le biografie e questi due senza un criterio particolare alternati per la prosa o la poesia, quindi generalmente per le opere. Poi le cose magari che voglio ricordarmi per prendere un voto in più o perché secondo me sono importanti, sottolineo a matita. Vi faccio un esempio di questa biografia, che è quella di Stevenson. Vedete? Quindi questo è il modo in cui io sottolineo e studio sui miei appunti. Passiamo invece a quelli che sono i testi critici. Allora, uno dei testi critici che vi ho fatto vedere è appunto quello di Orwell e l'ho sottolineato nello stesso modo, senza problemi. Ci sono ulteriori colori in quello di Orwell, ma per il semplice fatto che facendolo al computer, quando l'ho analizzato, ho deciso di dividerli un po' meglio, tipo qua c'è del viola. Ho usato i colori che mi dà il Mac, quindi va bene così. Non sono una fissata, non lo sono più, almeno lo ero. Poi, altri testi critici da fare sono stati due della Wolf. Uno ce l'ho qui, che è Character in Fiction, e questo è piuttosto lungo perché su foglie A4 viene ben 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 pagine che sono pesanti. E un altro invece che magari andremo a fare oggi insieme perché no, vi tedi un po', che non ho qua però. Comunque è Modern Fiction, che è un altro appunto testo critico, cioè più che testo critico sono essay, quindi testi scritti da loro. Che però argomentano e spiegano in un determinato modo perché, tipo, Modern Fiction spiega perché critica i modernisti, eccetera, che è questo qua. Poi i miei due libri di testo. Allora, questi non sono esattamente libri di testo, sono libri che riguardano epoche intere. Quindi abbiamo la Victorian Age and 20th and 21st Century. La Victorian Age ho relativamente poco da farci perché è proprio il periodo iniziale, però ho segnato tutto perché è più comodo. E poi invece qua ho fatto parecchie cose e io li avevo comprati con un terzo, che è invece la Romantic Age, che però è quello che ho fatto l'anno scorso. Quindi quest'anno non mi serve, ma sono veramente ottimi. Io ve ne avevo già parlato su Instagram, qui lo ribadisco. Io per tre ho speso 45 euro, il terzo è grosso circa come questo qua, ma secondo me ne vale tantissimo la pena perché sono super ottimi. Poi, per farvi appunto sempre restando sulla mole di lavoro che c'è da fare. Questo è un altro testo da analizzare che si chiama Ein Brief. È una lettera scritta in tedesco, tradotta in inglese o in italiano. Io l'ho letta in italiano per farmi un pochino più di chiarezza, ma è servito a poco perché ci ho capito molto. E questa è stata analizzata in classe da una mia collega e quindi questa fatta. Poi abbiamo invece passiamo di più qui al teatro, perché abbiamo fatto anche due autori che scrivono sia romanzi che teatro, ma noi li abbiamo analizzati nel teatro, che sono Oscar Wilde e Samuel Beckett. Per quanto riguarda Beckett, abbiamo fatto Lettera ad Axel Kaun, che è questa lettera qui, che praticamente
Lui scrive in tedesco, ma adesso non starò qui a raccontarvi tutto di Beckett, però era un personaggio molto particolare, super affascinante. Lui la scrive in tedesco e poi la traduce in inglese con mille giri di parole e questo è molto difficile da analizzare, veramente. Poi, per quanto riguarda le opere teatrali, invece, perché ce l'ho qui sotto mano, sempre di Beckett siamo andati a fare Endgame, quindi non abbiamo fatto Anatandango do o Waiting for Godot, come volete chiamarla, lui le scrive entrambe in francese, perché anche questa Endgame in realtà si chiama Fin de partie. E quindi questa non avevo il libro, l'ho trovata in PDF, l'ho scaricata, tutta analizzata, ovviamente questa mi è piaciuta tantissimo, l'ho analizzata subito. E anche qua nelle cose più importanti mi sono messi i segnalini bianchi accanto. E poi sempre riguardo a Endgame c'è questo, diciamo questa, anche qua questo testo critico, questa volta si può chiamare testo critico, di Sara Soncini, che è Conflitto e rappresentazione e percezione, Endgame, la guerra fredda. E anche questo l'ho analizzato, ci ho messo i segnalini. Anche questo mi è piaciuto tanto, devo dire la verità, nonostante sia un testo critico, non era particolarmente difficile. Ma non è finito qui, perché la prima parte riguarda tutta i war poets, quindi quelle persone che sono andate come soldati nella prima guerra mondiale e hanno scritto poesie. Ora, sono tantissime le poesie che dobbiamo analizzare nello specifico. Dopo vi faccio un esempio, spero che questo video non venga troppo lungo, ma voglio che vi sia chiaro come funziona un esame in università. E di conseguenza serve anche un pochino, diciamo, un testo che spieghi bene. Ora, questo non è un testo che spiega bene, io sinceramente mi mancano queste pagine da analizzare. Lo sto odiando, cioè non mi piace, non riesco a capirlo perché non credete che lasciamo tutti imparati, anzi. E si chiama First World War Poetry, edited by John Silkin, Second Edition. Questo Silkin scrive in una maniera terrificante e a parere mio è veramente brutto e fa anche dei, come si dice, dei paragoni tra i vari poeti della guerra con altre opere, quindi a parere mio è un po' confusionario, però questo ve lo risparmio, non lo analizzeremo oggi insieme perché veramente. Poi passiamo al tasto dolente, ovvero quante opere ci sono da leggere. Tante, ragazzi, tante. Come vi ho già fatto vedere, una è Endgame. Poi abbiamo, partiamo dalla prima che abbiamo fatto, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Questa analizzata, è piaciuta tantissimo, segnalini vari, bella. Mi è piaciuto leggerlo, l'ho letta in fretta. Seconda opera che abbiamo fatto, 1984. Io questo qua l'avevo già letto, l'ho riletto, devo andare solo magari a segnarmi un paio di cose ultime nell'ultima parte, che è quella che io faccio più fatica a mandare giù. Però anche questa l'ho finita, guardate quanti segnalini ho messo, non so come farò a ricordarmi cosa ho segnato, ma mi ha fatto stare giù il cuore di nuovo. E poi sto leggendo che proprio non mi piace, non ce la faccio, io scusate, ma la Wolf non fa per me, non fa per me. Mrs. Dalloway, sono a pagina 53. Anche qui ho segnato già un po' di cose, un po' di personaggi, un po' di cambi di prospettiva, di punti di vista. Ma poi abbiamo analizzato anche The Importance of Being Earnest. Questo qua, questa edizione racchiude più opere perché a me Wilde piace tanto. Io ho letto The Picture of Dorian Gray, sempre in inglese. E di conseguenza ho deciso di prendere questo anche per la convenienza del prezzo, costava 6 euro. E di andare poi in futuro con calma a leggermi anche le altre opere teatrali, perché lui secondo me è un mago, un po' come Beckett, sono non sulla stessa linea d'onda per l'amor di Dio, però sono due maghi del teatro, quindi assolutamente. E qui inizia The Importance of Being Earnest, e ho segnato anche qui varie cose, mi è piaciuto tantissimo, fa straridere. E infine, signore e signori, vi lascio qua il video se non l'avete ancora visto. Torniamo ad Atonement o Espiazione.
Questo libro è veramente bello, però io l'ho visto in tutte le salse. Ho visto il film, l'ho letto in italiano, l'ho letto in inglese, non ne posso più. Però anche qui sono andata a segnarmi diverse cose, devo ancora analizzarlo un pochino questo, perché vorrei andare un pochino più approfonditamente, però è un libro veramente bello. Ora, dopo aver sproloquiato e farvi vedere quanto c'è da fare, passiamo al concreto. Io direi che la cosa più difficile a parer mio è analizzare la poesia piuttosto che la prosa. Quindi adesso andremo insieme ad analizzare una poesia che non abbiamo fatto in classe. Quindi ci aiuteremo anche con super mega internet, perché ragazzi, su internet se voi cercate trovate delle cose fatte bene. Trovare non significa copiare spudoratamente da internet. Trovare, cercare e trovare qualcosa significa che voi applicate quello che vedete sullo schermo alla poesia e fate andare il cervello e dite: ok, questa cosa sì, l'ho notata anch'io, ci sta, non mi ricordavo questa figura retorica come si chiamava, oppure no, secondo me questa cosa non ci sta, non la segno perché non ha senso. Allora, la poesia in questione è questa, Dead Man's Stamp, e oltretutto è una poesia molto lunga. Io, come potete vedere, sono già andata a fare precedentemente qualche una delle mie riflessioni. La cosa più semplice in una poesia è la rima, quindi sono andata a vedere se rimassero i versi quando ci sono queste parentesi o vedete questi collegamenti, insomma, in qualche modo è perché c'è una rima, ma generalmente questa poesia non ne ha. Poi sono andata un po' a vedere se c'erano figure retoriche, eccetera. A volte anche le domande sono importanti, quindi mi sono segnata varie cose. E adesso vado avanti a leggermi su lì l'analisi per vedere se mi è sfuggito qualcosa.
Allora, io ho concluso di analizzare questa poesia e come vedete ho messo veramente tanti appunti accanto a quello che mi devo ricordare. Ovviamente all'esame non potrò tenerli, nel senso che io preferisco scrivere sul mio libro perché comunque l'ho acquistato e mi piace scrivere sui libri, ma nel momento dell'esame andrò a ristampare, purtroppo è uno spreco di carta, ma non vogliono che lo facciamo, condividiamo lo schermo sul computer. Quindi andrò a ristampare tutte le poesie e magari ad appuntarmi soltanto un paio di traduzioni di parole che non mi ricordo. Per il resto tutto il resto deve andare a memoria e riproporre quello appunto che ho scritto durante l'esame. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile per capire un pochino di più, fatemelo sapere nei commenti, se avete altre domande scrivetemi su Instagram o scrivetemi qui sotto, io cerco sempre di rispondere a quello che posso. E, se volete supportare il canale lasciate un pollice in su e iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima, ciao!